Il lavoro è uno strumento importante per l'inclusione sociale di tanti ragazzi, soggetti con difficoltà, e rientra in questo progetto che voi oggi illustrate. Quali sono le caratteristiche? Questo è un progetto al quale teniamo particolarmente perché ci consente di portare avanti delle azioni specifiche per alcuni ragazzi che hanno partecipato a un avviso e che sono quindi parte integrante di queste attività, tra cui ci sono attività sportive e ricreative che sono partite già un po' di tempo fa. Oggi siamo qui per avviare la Bottega del Possibile, un nome scelto con cura per fare in modo che i ragazzi partecipino a delle attività laboratoriali nell'ambito della ristorazione, che è un'attività che loro stessi hanno scelto e che gli consentirà di acquisire competenze che gli consentiranno di fare un passo in avanti nel loro percorso di autodeterminazione, che riteniamo fondamentale. I ragazzi che parteciperanno all'avviso sono 11, stanno facendo delle attività differenziate, oltre allo sport ci sono, appunto, partiranno adesso questi laboratori che gli consentiranno di avere, di fare delle esperienze anche di inclusione attiva, perché parteciperanno anche a tutti gli eventi che organizzerà l'Antonello, che è il nostro ente ospitante che accoglierà questi ragazzi quotidianamente. Ci sono delle altre azioni che sono previste dal progetto, per esempio la possibilità di dare alle famiglie un'opportunità in caso di emergenza di alloggiare i ragazzi temporaneamente in alcune strutture se dovessero avere delle difficoltà. Tutto questo fa parte di un percorso unitario che mira ad un percorso importante di autodeterminazione e che vuole essere un'opportunità per famiglie che ne hanno veramente l'esigenza.